arrestato dai carabinieri l'uomo che ha accoltellato e ferito gravemente un consulente cinese. Una superstrada ciclabile collegherà Prato a Firenze, l'opera costerà 17 milioni di euro. Esce stasera nelle sale il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, girato a Prato e in altre località della Toscana. Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 13.45. In primo piano la cronaca, arrestato dai carabinieri l'uomo che ieri sera ha coltellato e ferito gravemente un consulente cinese. Sentiamo i particolari nel servizio di Marco Manzo. È stato fermato dai carabinieri l'uomo che ieri sera ha coltellato un giovane consulente cinese all'interno di uno stabile in Via dei Fossi nel macrolotto 1. Si tratta di un albanese di 33 anni arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, un cinese di 25 anni, è stata colpita al petto dall'aggressore al culmine di una lite scoppiata nello studio del consulente per questioni di natura economica. Dopo l'accoltellamento l'albanese è poi fuggito a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari e tratto in arresto. I carabinieri hanno rintracciato anche l'altra persona, un italiano che si era presentato nello studio del consulente insieme all'albanese, anche se non avrebbe preso parte materialmente all'aggressione. Il fendente è stato sferrato vicino al cuore e ha parzialmente reciso l'aorta toracica. Il pronto intervento del 118 ha permesso di arrestare la copiosa emorragia. Il consulente è stato poi trasportato all'ospedale in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata, anche se non corre pericolo di vita. Entro il 2021 sarà realizzata la superstrada ciclabile che collegherà Prato a Firenze. L'opera costerà 17 milioni di euro. Vediamo. Realizzare tra Firenze e Prato una superstrada ciclabile a quattro corsie, lunga quasi 10 km e lungo la quale correrà una rete capillare di altri percorsi ciclopedonali. È questo l'obiettivo dell'intesa siglata fra la Regione Toscana, i comuni di Firenze, Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa, la provincia di Prato e la città metropolitana. La Regione si è impegnata a cofinanziare gli interventi necessari con 6 milioni e 800 mila euro di fondi POR FESR. Anche gli enti locali parteciperanno alla spesa. Termine dei lavori il 31 dicembre 2021. Si tratta della realizzazione di 38 chilometri di ciclopiste che consentono di connettere importanti centri abitati che fanno parte dell'area metropolitana e anche di connettere parti di ciclopiste che sono già esistenti. La superstrada ciclabile fra Firenze e Prato passerà anche da snodi importanti come il polo scientifico di Sesto e il centro commerciale I Gigli. Noi crediamo che lo sviluppo del territorio metropolitano passi anche da investimenti inerenti alle infrastrutture ed è un piacere parlare oggi di un'infrastruttura ciclabile, una superstrada ciclabile che garantirà non soltanto una facile fruibilità agli utenti ma anche una maggiore sicurezza. Complessivamente l'operazione ciclopiste della Piana costerà 17 milioni di euro. Esce oggi nelle sale Se son rose, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, girato a Prato e in altre località toscane. Stamani a Luci di Campi Bisenzio, l'anteprima per la stampa. C'era per noi Dario Zona, a cui cediamo la linea. Sì, siamo qui a Luci Cinema di Campi Bisenzio per la prima nazionale di Se son rose, tredicesimo film di Leonardo Pieraccioni. Siamo con Francesco Ciampi, non a caso perché l'attore pratese è l'artefice delle location pratesi di questo film. Come è nata la scelta di Leonardo di girare a Prato? È stata un'avventura meravigliosa. Quasi un anno fa Leonardo mi telefonò e ci si sentì e appunto gli annunciai che avevamo aperto da poco a Prato le manifatture digitali cinema. Lui mi disse: mettiti in contatto subito, immediatamente, con Alessandro Calosci, il suo produttore esecutivo da sempre. E questo scambio di telefonate, in pratica Calosci disse: vengo subito a visitare le manifatture. Arrivato lì fu veramente innamorato della città, gli feci girare tutta la città, trovarono le location che loro necessitavano e da lì a poco mi dissero: ma lo sai, si viene a girare a Prato davvero? E questo appunto, e oggi siamo alla prima del suo film. Quindi tanti pratesi torneranno nelle sale per vedere se si riconoscono magari in qualche scena dietro le quinte. E ci sono state location al PIN, ricordiamolo, anche nella sede di Palazzo Buonamici. Sì, è stato il PIN, Palazzo Buonamici, poi abbiamo girato in un appartamento in Piazza Mercatale, molto bello, e poi al tennis club lì in Via Firenze, che appunto c'è la scena del mentre loro giocano a tennis e serviva una bella tribuna, e perché non allo Sporting Club.
un film divertente ma anche autentico. L'aspetto proprio della verità e dell'autenticità è stato sottolineato dallo stesso Leonardo in questo film, una commedia brillante, una commedia vera però. Lui aveva appunto fatto il sottotitolo una storia quasi vera, in realtà ha detto è meglio togliere quasi. Adesso allora sentiamolo, Leonardo Pieraccioni, in un estratto dall'intervista che abbiamo registrato poco fa. Quando ho parlato con Giovanni Veronesi, che è il mio sceneggiatore storico, ma che non ha scritto questo perché aveva degli impegni, ho pensato che il cinema adesso, per riportare in sala tanto pubblico come c'è sempre stato, ha bisogno di qualcosa di più, ha bisogno di sceneggiature un pochino più attente. Mi ci metto anche io dentro a qualche sceneggiatura che abbiamo scritto ma non riletto. Questa Se son rose ho capito che poteva avere un codice preciso, che è quella della verità. Quando io ho iniziato, ho debuttato 23 anni fa con il laureato, ho raccontato una storia che conoscevo bene, i trentenni che vivono in un giardino di infanzia che non vogliono crescere, e dopo addirittura 23 anni un 53enne che ha capito che non ce la fa nella maratona dell'amore, ma ha capito anche che non si deve comportare così con la sua figlia. La mia figliola nella vita di 8 anni me l'ha già specificato questo in maniera naturale. L'unica differenza tra il mio personaggio e quello del film è che quello del film invece deve fare un percorso preciso per dimostrare poi alla figlia che con lei è pronto. Laddove non è pronto con le ex fidanzate, perché gli si ripropongono con gli stessi problemi di quando stavano insieme, ecco che invece riesce a individuare la donna della vita, che è sicuramente la figliola, in questo caso la Maria Solepollio, che assomiglia alla mia figliola quando avrà 15 anni. La donna della tua vita, la tua figliola, che è presente sul set, come si è comportata? La mia figliola aveva già fatto gli altri film e aveva detto all'ultimo, al Cenerentolo: babbo, ma io voglio parlare, basta farmi fare solamente la figurazione. E io ho detto: allora vuoi venire o la vuoi fare? Va bene. Però poi si è inventato un cinema che è il cinema a mezze maniche, perché quando io gli ho detto: amore, ti sei divertita, ne vuoi fare un altro? Sì, ha detto, però nelle scene mi devi mettere le magliette corte, perché nell'ultima scena c'ha una tuta da paracadutrice e ha sofferto un caldo infernale. Schema ha detto: io ritorno a fare un film solo se mi metti la canottiera. Per cui si è inventata questo tipo di atteggiamento, mi sembra sacrosanto. È in programma per questo venerdì dalle 9 alle 18 al Centro Pecci la terza edizione del Forum dell'Economia Circolare promosso da Legambiente, con relatori prestigiosi che arriveranno da tutta Italia. Tre le sessioni di lavoro previste, a cui prenderà parte anche l'europarlamentare Simona Bonafè. Sentiamo le interviste al presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e all'assessore comunale all'ambiente Filippo Alessi. È un forum di cui siamo particolarmente orgogliosi, veramente relatori di statura nazionale. Siamo in un punto di svolta. L'applicazione del pacchetto delle direttive europee ci porta ad analizzare una situazione in piena e costante evoluzione. E non solo, il fatto che la Cina, dopo anni diciamo, di permissivismo rispetto alla ricezione di nostri materiali, che diciamo non erano proprio di qualità eccelsa come capacità di riciclo, abbia chiuso i battenti a questo tipo di materiali, ci obbliga anche a ripensare un'impiantistica nella quantità e nella qualità. Crediamo alla nuova sfida dell'economia circolare, la vogliamo assolutamente che Prato ne sia protagonista. Crediamo che nel distretto ci siano le competenze per cogliere questa sfida e siamo sicuri anche che dobbiamo monitorare e soprattutto pressare le istituzioni che hanno facoltà di fare leggi ambientali sulla necessità di fare delle giuste leggi che permettano, che possano garantire alle aziende che fanno riciclo di poter stare sul mercato, perché di questo si parla. Impossibile pensare di portare avanti una politica del riciclo senza parallelamente dare gli strumenti economici, normativi, perché le nostre aziende possano stare su un mercato sempre più competitivo. Le nuove tendenze del settore viaggi organizzati in tempo di feste. Ne abbiamo parlato con chi se ne occupa ogni giorno a Cap Viaggi, il tour operator che il 1° dicembre festeggerà il suo primo anno di trasferimento nei locali di Via Vestri.
Per questo Capodanno 2018 le gite più gettonate sono quelle che premiano l'unicità dell'esperienza. Cenone sul battello a Budapest, gran ballo nel castello di Rivalta a Piacenza o serata tra i sassi di Matera. In un mondo in cui si sono moltiplicate le possibilità di prenotare autonomamente voli e pernottamenti, le agenzie di viaggio e tour operator si sbizzarriscono ed è così che vengono fuori le nuove tendenze nel settore dei viaggi organizzati. Tutto è diventato più a portata di mano, quindi con un click tutto il mondo è raggiungibile. Quindi che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di specializzarsi sulle esperienze, quindi abbiamo lavorato tantissimo su prodotti nuovi, viaggi d'autore, viaggi e mete lontane molto particolari per regalare non un Vienna, un Praga o un Parigi che è raggiungibile da tutti, ma un'esperienza a Praga, a Barcellona e a Parigi. Di viaggio e di cosa offre il settore si parlerà un intero pomeriggio durante l'Open Day di sabato 1 dicembre organizzato da Cap Viaggi, che ha deciso di festeggiare in questo modo il primo compleanno del trasferimento nei locali di Via Vestri. Il tour operator, che quest'anno ha già mandato a giro per il mondo 19.000 toscani in occasione dei festeggiamenti di sabato, regalerà una gita di un giorno a scelta dal catalogo 2019 a chi prenoterà un viaggio di Capodanno. Questo per premiare chi ci dà fiducia, per premiare i nostri clienti fidelizzati e per premiare chi si avvicina al mondo dei nostri viaggi per la prima volta. È un open day dedicato a tutta la città per passare insieme un pomeriggio e per parlare di viaggi, che è un argomento che è sempre molto piacevole. I saldi invernali inizieranno sabato 5 gennaio e dureranno 2 mesi fino a martedì 5 marzo 2019. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore regionale al commercio Stefano Cioffo, approvata dalla giunta regionale nell'ultima seduta. La delibera in questione indica anche le date delle vendite promozionali estive dal 6 luglio al 3 settembre 2019. Siamo giunti al momento delle previsioni del tempo, come sempre a cura del consorzio LAMMA. Buongiorno e bentrovati con le previsioni meteo a cura del consorzio LAMMA. Condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, situazione questa destinata a durare fino alla giornata di domani, mentre nel fine settimana un minimo depressionario molto rapido tenderà a scivolare sul Tirreno centro-meridionale, determinando un peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al centro-sud della nostra penisola. Andiamo per gradi, andiamo a vedere il pomeriggio di oggi, con qualche velatura dalla costa verso l'interno, temperature senza variazione di rilievo, venti in attenuazione tra deboli e al più moderati da nord-est, mari nel complesso poco mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani, inizialmente avremo un cielo velato, nuvolosità che nel pomeriggio tenderà progressivamente ad aumentare a partire dalla costa e soprattutto sulle zone centro-meridionali in serata, con qualche pioggia e rovescio soprattutto sul basso Livornese, l'entroterra pisano, il Grossetano e l'arcipelago. Le temperature di domani senza variazioni di rilievo, possibilità ancora di gelate mattutine soprattutto nei fondovalle dell'interno, le massime tra i 10 e i 13 gradi centigradi. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione per questa sera alle 20:30. Grazie per averci seguito, a tutti voi una buona giornata.